Allora, piccola dimostrazione del display diagnostico per l'ancia delta integrale. Il display si collega direttamente alla centralina tramite un cavetto. Non è invasivo, si mette al posto di una bocchetta dell'aria senza fare buchi, senza fare nulla. E ci mostra tutti i parametri motoristici, giri motore, turbina, pressione aria, farfalla, l'acceleratore, tempo di iniezione, la fase, l'anticipo, le temperature aria e acqua, la tensione batteria, l'elettrovalvola VAE, la percentuale di apertura, il potenziometro del CO, il trimmer, gli eventuali errori in centralina, menu, pulsante manometro per la visualizzazione dei manometri analogici, registrazione, la possibilità di registrare tutti i parametri sulla memoria SD che sta lì a fianco, da poter poi vedere su grafico al computer, e la comunicazione con la ECU, la velocità in millisecondi con cui comunica. È possibile attivare o disattivare qualunque parametro. Possiamo scegliere quali visualizzare e quali registrare. Possiamo scegliere la visualizzazione dei manometri analogici. Questa è la grafica del contagiri. Possiamo scegliere la visualizzazione singola o la visualizzazione di quattro manometri contemporaneamente. Qui dal menu possiamo scegliere tutte le varie funzioni, possiamo scegliere la visualizzazione degli errori, qui ci visualizzerà tutti gli errori in centralina, che eventualmente sono in centralina, e la motivazione dell'errore, quindi se il sensore è in corto, se è aperto, insomma, tutto quello che serve da sapere per gli errori. Poi abbiamo test motore, da qui possiamo fare il test di tutta la componentistica hardware, diciamo, la pompa, le bobine, la VAE, gli iniettori, la peer bag, la stessa centralina, oppure possiamo scegliere di farli tutti contemporaneamente. Basta premere un pulsante, ecco, adesso è in testa la bobina. Bobina, ok. Esito test, ok. C'è scritto qui sotto in verde, non si vede bene sul video. La VAE, si sente il rumore della VAE. Vai, ok. La peer bar, si sente che entra in funzione la peer bar. Test, ok. E così tutti gli altri. Centralina, ok. Iniettori. Ogni test impiega 8 secondi più, ecco qua, iniettori, ok. Se ho premessi tutti mi fa tutto il ciclo, proviamo anche la pompa, quello un po' più lungo. Si sente la pompa che entra in funzione, sta pompando. Questa è una parte di quello che farà il display alla fine, diciamo che un 30% di quello che alla fine questo display potrà fare, perché metterò tante altre cose, tra cui l'EGT, l'AFR, cioè gestirà tutto. Ok, testo pompa, ok. Posso cambiare i colori di tutto, posso scegliere qualunque tipo di colore e variarlo a mio piacimento. Ad esempio, i pulsanti che qui sono neri con scritte gialle, possiamo andarli a variare, pulsanti principali, per esempio li possiamo mettere di qualunque colore vogliamo, mettiamo il rosso, azzurro, verde,
giallo, rosso. Ecco qui, pulsanti rossi, scritte gialle. Possiamo cambiare qualunque colore. Ho impostato come colore primario il nero e il giallo perché è quello della strumentazione di serie Delta. Ok. Poi c'è la visualizzazione delle foto, premendo qui possiamo mettere a scorrere foto che possiamo caricare sopra la SD per visualizzare un po' di foto. Io ho messo quella della mia macchina. Settaggi, possiamo scegliere qui la visualizzazione di un manometro analogico oppure quattro manometri analogici, dove noi qui possiamo scegliere al primo o a tutti e quattro i manometri cosa visualizzare: girimotore, tempo iniezione, l'anticipo, la turbina, turbo, tempo aria, temperatura aria, temperatura acqua, farfalla, batteria, il trimmer del CO, la fase oppure la VAE. Premendo qui possiamo andare a dirgli cosa vogliamo visualizzare. Adesso abbiamo messo la visualizzazione a 4 manometri, eccoli qui, 4 manometri. La grafica al momento è temporanea, dovrò adattarla per ogni singolo manometro o aggiungere altre cose. Rimettiamo la visualizzazione singolo. Ok. Adesso vediamolo memorizza l'ultimo menu scelto. Andiamo a rimettere singolo sulla farfalla. Esce un asterisco nel momento in cui è in piena apertura, quando la centralina indica che la farfalla è in piena apertura. Strategia. Per ora fa il display.